Ciao, raggiunti in studio, lo ringraziamo, il dottor Massimo Capricci, otorinolaringoiatra dell'ospedale Morinette di Torino, Città della Salute e della Scienza. Ben trovato, dottor Capricci, Buonasera. perché l'abbiamo voluta in studio? Perché, almeno questi sono i dati che stanno arrivando, l'influenza sta iniziando a mietere parecchie vittime, anche in anticipo, un po' in anticipo rispetto ai picchi di Natale e Capodanno che erano previsti. Innanzitutto vorrei capire qual è la situazione su Torino. Sappiamo che le Molinette è un centro anche a livello di pronto soccorso di primo arrivo importante e di Certo, numeri anche sì. importanti. Allora, che situazione avete, dottor Capricci? C'è un aumento, oltretutto si vede anche da eventualmente le defezioni anche tra il personale infermieristico, medico e anche tra pazienti che magari devono venire, sono prenotati in ambulatorio o negli studi e che poi telefonano perché hanno l'influenza oppure hanno i bambini con l'influenza. Fa molto freddo quindi in questi giorni, prima di tutto non pioveva prima, quindi tra lo smog e una polvere eccessiva. Sono tutti fattori che favoriscono anche una riduzione del benessere, quindi abbassano anche le difese immunitarie e fanno sì che i germi possano arrivare. In più poi ha fatto molto freddo dopo la nevicata e quindi anche questo incide. Ci sono dei virus influenzali che colpiscono esclusivamente l'intestino con diarrea, vomito e c'è un altro che invece interessa le prime vie aeree, quindi con tosse, mal di gola, abbassamenti di voce. Non bisogna assolutamente, come ho già detto tutte le volte, assumere immediatamente gli antibiotici, che non servono assolutamente a niente nelle forme virali iniziali, a meno che poi non lo prescriva il medico per il rischio in alcuni soggetti che vi possa essere una complicanza, una sovrapposizione bronchiale e così via. Però altrimenti è sufficiente l'antipiretico, è sufficiente prendere dei sintomatici per la tosse, innanzitutto umidificando bene l'ambiente, ma poi magari con dei prodotti naturali, quindi delle tisane, se uno non è intollerante al latte, latte caldo e miele, latte caldo e cognac, bonificare bene la mucosa nasale, liberarla quindi da secrezioni, perché altrimenti non ci permette una buona respirazione nasale anche notturna, quindi noi rischiamo di respirare con la bocca aperta, quindi di mandare aria fredda in gola oppure secrezioni catarrali. Bere tanto perché l'acqua ci idrata, l'acqua ci aiuta a mantenere una buona salivazione, nella saliva noi abbiamo tantissimi germi saprofiti che combattono le infezioni, coprirsi bene, stare al caldo, evitare le perfrigerazioni e poi è chiaro che se la situazione non si sblocca nel giro di un giorno o due, l'influenza è un po' come il raffreddore, no? Ripeto sempre quello che mi diceva il mio primario di direttore di clinica Buonanima, il professor Menzio, che diceva che il raffreddore si cura in una settimana con gli antipiretici o con l'aspirina e passa in 7 giorni senza prendere niente. Il caldo è fondamentale, il coprirsi bene, una corretta alimentazione e poi è chiaro che se subentrano complicanze consultare il medico.